Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Da quando sono state rilasciate le SDK per il Mavic Mini, o meglio compatibili anche con il Mavic Mini, c'è stato davvero un impatto mediatico appunto intorno a queste SDK per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo che potrà avere questo piccolo drone, che già è sicuramente un drone top, ma con queste SDK ci si aspettava da terze parti appunto delle funzioni aggiuntive, ma purtroppo queste SDK rilasciate a DJI sono state limitate appunto da DJI, impedendo a sviluppatori di terze parti di implementare in maniera se vogliamo semplice queste nuove funzioni. Quali funzioni erano super attese? I waypoint e l'active track. Normalmente con le SDK rilasciate DJI, per quanto riguarda i suoi droni top di gamma, diciamo Mavic Pro, Mavic Air 1, prossimamente sicuramente anche Mavic Air 2, Phantom e via dicendo, tutte queste funzioni sono state implementate in maniera semplice, perché DJI aveva lasciato appunto queste SDK compatibili con queste funzioni, mentre qua no. E allora cosa hanno fatto gli sviluppatori? Alcuni sviluppatori di terze parti sono riusciti ad aggirare diciamo in maniera alternativa ed ottenere dei risultati anche senza avere la possibilità di farlo attraverso l'SDK. Però ovviamente il mio dubbio era perché alcuni sono riusciti a farlo, perché altri no, e via dicendo. Allora, non essendo pratico in materia, ho chiesto a Domenico di Auriga Software, lo sviluppatore della Auriga, l'app che ho recensito anche qua sul canale per pilotare Anafi. Questa applicazione è super top, e allora ho chiesto a lui, che è uno sviluppatore di app per droni, come mai alcuni hanno fatto determinate cose ed altri no, e com'è possibile che l'abbiano fatta. E mi ha spiegato in maniera super semplice, e lo ringrazio anche ora per avermelo spiegato in maniera così semplice. Adesso ve lo vado a spiegare anche a voi. E poi, però non è ancora una certezza, forse Auriga diventerà anche un'app per prodotti DJI. Speriamo bene, perché comunque sarebbe prima di tutto un prodotto italiano, perché gli sviluppatori sono italiani, e poi sono secondo me davvero davvero bravi, quindi potrebbero tirar fuori delle cose davvero interessanti. Però questa, diciamo, è ancora una cosa un po' campata in aria, quindi non è detto. Ma andiamo invece a spiegare cosa è successo con le SDK di DJI. Allora, tornando indietro, SDK limitate, allora cosa hanno fatto certi sviluppatori? Perché tipo Laici, o Litki come lo chiamo io, non ha introdotto i waypoint neanche nella versione beta, mentre tipo Drone Link, l'app che ho recensito qualche giorno fa, li ha introdotti? Come mai e in che modo? Allora, se le SDK fossero state compatibili con i waypoint, quando noi andiamo a caricare una missione per il Mavic, la missione viene caricata all'interno del Mavic, quindi il Mavic parte per la missione, e indipendentemente che perda o meno il segnale dal controller, lui finirà la missione e poi fa il ritorno a casa, quello che è, ma la missione la fa tutta, ok? Anche se dovesse perdere il segnale. Mentre con questo sistema alternativo che hanno trovato gli sviluppatori per, diciamo, aggirare il problema, cosa succede? Che la missione viene inviata in tempo reale al drone, quindi il drone fa la missione perché gli arrivano i dati di cosa lui deve fare. Però se la connessione tra smartphone, controller e drone si dovesse interrompere per qualsiasi motivo, un'interferenza via dicendo, la missione viene annullata. Poi non succede niente, perché il drone, quando perde la connessione via dicendo, torna a casa, o gli facciamo fare noi il ritorno a casa, quindi non è pericoloso secondo me da quel punto di vista, soprattutto con un prodotto DJI, dove ritorna a casa per motivi di disconnessione o per qualsiasi motivo, sempre top. Quindi questa è la diversità, nel senso che non so se Laici non l'ha introdotta perché non vuole avere i waypoint fatti in questa maniera, o se perché non è ancora riuscita a svilupparla in tempo, nel senso che magari ci vuole più tempo, mentre Drone Link magari l'aveva già sviluppata in questa maniera, non lo so. Comunque non so i motivi, però di sicuro chi ha introdotto i waypoint li sta facendo in questa maniera. L'altra cosa invece riguarda l'active track. Anche qua SDK non lo permettono, quindi chi vuole fare l'active track senza SDK, come sta facendo Laici, cosa succede? Che diciamo gli sviluppatori devono lavorare tantissimo sui pixel dell'immagine, quindi andare a ritagliare quello che è il soggetto
in maniera più precisa possibile, ma tutto questo viene elaborato però dallo smartphone. Quindi il ritaglio del soggetto a cui viene fatto l'active track deve essere fatto in maniera più precisa possibile a livello di pixel, per essere più preciso possibile appunto nel mantenere poi il soggetto inquadrato, e soprattutto tutto questo lavoro però non viene fatto dal drone ma viene fatto dallo smartphone. Quindi perché si ottenga un risultato buono bisogna avere anche un telefono con un processore performante, altrimenti non riesce a elaborare in maniera veloce e in maniera diciamo ottimale diciamo l'elaborazione che viene chiesta per il ritaglio della persona, e tenere appunto quella persona che viene ritagliata per fare l'active track agganciata sempre in maniera continua e perfetta. Quindi questo è un altro problema, nel senso che se avesse avuto l'SDK il Mavic Mini sarebbe stato lui a tenere inquadrato e a elaborare l'immagine e tenere il soggetto inquadrato, mentre in questo caso viene fatto dallo smartphone, e appunto come vi sto dicendo prima il risultato finale potrebbe variare in base al processore che abbiamo appunto nello smartphone. Quindi ragazzi, questo era solo un video per farvi un chiarimento, perché io ero davvero curioso di sapere perché alcuni sono riusciti a fare determinate cose, perché altri invece no. Finalmente c'è stato qualcuno che me l'ha spiegato, appunto ringrazio Domenico di Auriga Software che mi ha spiegato davvero in maniera semplice, così come ve l'ho spiegato io adesso, cosa sta succedendo. Quindi sperando che DJI un giorno implementi nelle SDK la possibilità di introdurre queste funzioni in maniera diciamo autonoma, senza intervenire in una maniera fittizia, però ci dobbiamo accontentare. Come vi dicevo prima, secondo me i waypoint anche fatti in questa maniera funzionano bene, ovviamente un giorno che sarà introdotto da DJI con l'SDK sarà meglio, ma già così secondo me funzionano bene. Poi ve l'ho detto, caso di sconnessione Mavic Mini non ha problemi a ritornare o farlo ritornare, quindi è come una disconnessione normale alla fine, come se ci si disconnette anche se non sta facendo una missione, il concetto è poi lo stesso. E stessa cosa l'Active Track, l'AEC ci sta lavorando, la versione beta l'avete vista, c'ha ancora dei problemi, sicuramente devono migliorarla, ma secondo appunto Domenico di Auriga Software è una cosa che è fattibile e che dovrebbe funzionare bene se si arriva ad ottenere risultato ottimale nel ritaglio della persona lavorando appunto sui pixel. Quindi ragazzi, una cosa è certa, le applicazioni di terze parti pioveranno a mazzi per questo Mavic Mini, perché comunque è un drone talmente appetibile dagli sviluppatori, perché è un drone che è stato venduto con un numero di pezzi esageratissimo, quindi l'hanno acquistato davvero tantissime persone, in tutto il mondo l'hanno acquistato migliaia e migliaia e migliaia di persone, quindi per gli sviluppatori di terze parti c'è molto interesse appunto attorno a questo Mavic Mini nel sviluppare un'applicazione dedicata alternativa alla DJI Fly. Quindi ragazzi, spero di essere stato chiaro, spero che anche voi che magari eravate curiosi nel capire il perché o il per come adesso avete risolto i vostri dubbi. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per sapere qualche novità in anteprima, per vedere cosa combino quando ho in mente qualche progetto o dove vado a far volare i droni, e iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per non perdervi neanche un'offerta dove metto qualche coupon riguardante droni e non solo, tanta tecnologia. E soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao.